ricetta grandiosa. Fatela perché veramente stupirete tutti. Guardate che bellezza. Quasi, utenti quasi dolcini. Intanto vi chiedo, come sempre, che stiamo crescendo di parecchio, mettetemi like, campanellina e bim bim. Andiamo a fare una ricetta oggi antichissima, praticamente è il tonno del Chianti. Perché questa cosa qui, il tonno? Allora, prima di tutto perché? Faccio un preambolo. Perché veniva fatto? Perché si ammazzava la bestia, si ammazzava e non c'era tempo di mangiarla, no? La bestia intera. Cosa veniva fatta? Veniva bollita, dopo vedremo in che maniera, e veniva messo sotto dei barattoli di olio. E sembra quasi, quando andiamo a fare questo trattamento, questa cottura, sembra quasi del tonno, sembra, sia nel vederlo, sia quando lo mangiamo, anche. Questa ricetta era quasi andata persa, grazie al macellaio mitico Cecchini e altri l'hanno riscoperta. E io vi dico, non la sminuite questa ricetta, è una cosa molto bella, molto veloce e molto buona. Andiamo con tutto il resto. Arista, ok? Perché è la parte, diciamo, quella nobile del maiale. Certo, se voi avete un pezzo di spalla, usate quella, usate un pezzo di coscia, però questa qui diventerà molto più simile al tonno, molto più simile, diciamo, a questo trattamento. Poi va bene qualsiasi cosa se voi ce l'avete già, ok? Ma se dovete comprare, vi consiglio di comprare un'arista. La rifiliamo e la facciamo a pezzetti. Ho messo in un recipiente già del sale, del pepe, vi scriverò tutto comunque. Ho già messo degli odori, ok? Ho già messo a macerare dell'olio d'oliva buono con degli odori che vi scriverò. E ho già messo qui mezzo litro scusate, un litro di vino bianco e un litro di acqua con gli odori che ora vi spiegherò. Beviamoci la parte quella, diciamo così, grassa. Perfetto. Rifiliamola perché quella grassa ci darà fastidio per fare questo piatto, perché vuole soltanto il magro. Facciamo delle striscine in questa maniera, ok? Così, e facciamo dei pezzetti, guardate, dei pezzetti presso a poco così. Li mettiamo, abbiamo detto, nel nostro sale, non troppo piccoli, eh? Non troppo piccoli i pezzetti. Pepe, rosmarino, chiodi di garofano, bacche di ginepro. E lo teniamo così in salamoia per 12 ore, ok? Questo unguento, perché anche questo qui lo lascerò 12 ore a macerare, che alla fine di tutto questo verrà qui dentro, lo vedremo man mano. Comunque io inizio già ora, inizio già con questo qui 12 ore, questo qui 12 ore, e pentola con il vino e con l'acqua anche queste qui 12 ore. Ma perché faccio questo? Non perché sono impazzito, perché almeno tutti i sapori verranno fuori, capito? Sarà buonissimo, ok? Ci vediamo fra 12 ore circa, poi l'ora in più, l'ora in meno ve la dico dopo. In questo frattempo, ovviamente, a meno che non sia notte, girate qui la carne, girate l'acqua e il vino e girate l'olio, ok? Ogni tanto girate tutte e tre. Passate 10 ore circa. Vedete, la carne è diventata un po' più secca, il liquido, tutto questo liquido qui l'ha buttato fuori. Ora cosa facciamo? La sciacquiamo. La potete sciacquare sotto l'acqua corrente o col vino. Io userò un po' di vino, gli do una sciacquata, ok? Faccio così e la sciacquo bene bene col vino. Ho sciacquato bene bene, levatela dal sale, eh? Ora qui deve bollire. Ok, perché deve venire la carne buona, non il brodo buono. Allora bolle e la buttiamo dentro. Non la mettete con, diciamo, il liquido qui che non bolle. Ora cosa facciamo? E ascoltate bene. Chiudiamo, abbassiamo e mettiamo al minimo del bollore. Deve cuocere per 4 ore. Ok, siamo all'assaggio.
del famoso tonno del Chianti. Ora io già qui l'ho già assaggiato già un po'. Ok, un pezzettino per fare sole. Questo vi ricordo che può stare benissimo 40 giorni. Ora io cosa faccio? Vado a prendere, lo accompagno con questi pomodori che ho fatto io, pomodori al forno, è un pochino d'aceto invecchiato, 40 anni. Vi faccio vedere, guardate, adesso non è tonno, guardate. È come il tonno, ha la stessa friabilità. Io farò l'aceto di 40 anni, che spettacolo. Guardate qui, andiamo ad assaggiare. Ricetta grandiosa, fatela perché veramente stupirete tutti. Guardate che bellezza, la tonno del Chianti. Mi raccomando, mettetemi like, seguitemi che per me è importante. Io mi impegno, ma impegnatemi anche voi nel farmi crescere. Ok, alla prossima ricetta. Il burro. Buono.